se effettivamente queste davano dei risultati positivi e magari potevano sostituire le varietà attualmente coltivate. Dal 99 abbiamo iniziato un programma di miglioramento genetico invece volto proprio alla costituzione di nuove varietà. E qui vedete praticamente alcune delle nostre prime praticamente costituzioni. Nel miglioramento genetico, che è essenzialmente la formula classica, noi non è che costituiamo dei geni nuovi, eccetera, noi praticamente utilizziamo geni che già ci sono nelle mele e cerchiamo praticamente attraverso degli incroci proprio naturali, ci sostituiamo essenzialmente all'altro praticamente nel fare un incrocio e quindi sappiamo poi quali erano le caratteristiche del padre, quali erano le caratteristiche della madre e cerchiamo nei figli di trovare le migliori caratteristiche sia del padre che della madre. Con GINS 42 la porta.